Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui su American Truck Simulator. Oggi andremo a vedere una cosa insolita. Penso di essere l'unico in Italia o comunque uno dei pochi che vi porterà questo genere di video. Infatti a Poenix c'è un easter egg per quanto riguarda American Truck. Fa parte del DLC Arizona e adesso andremo a vederlo. Adesso sono a Camp Verde, mi sto dirigendo in quelle zone, però prima di andare in autostrada faccio una dormita perché siamo sempre al buio, non vediamo niente e io vorrei mostrarvelo durante il giorno questa cosa. Ok, si è fatto giorno finalmente, benzina non abbiamo proprio, forse che ci conviene fare pure quella. Allora, dovrebbe essere qui. Sì, sì, è quello che abbiamo visto all'inizio. Andiamo a fare rifornimento e dopo corriamo verso Poenix, così vediamo qual è questo easter egg. Fatto $326, molto meno di Euro Truck, forse perché qui in America il carburante costa meno, mi pare. Allora, siamo ancora a Camp Verde, dobbiamo anche stare attenti a non prendere troppe multe. Sono riuscito a finire l'evento di Natale, ho consegnato tutti i pacchi, non so se ve l'ho mostrato, comunque ho fatto 12 viaggi, anzi molti di più, alcuni non me li ha contati, non so perché, quindi ho dovuto fare molti più viaggi. Il 22 dicembre, anzi gennaio, scusatemi, ci sarà comunque l'estrazione della SCS Software, quindi io vi consiglio di completarlo o su Euro Truck o su American Truck, così magari partecipate all'estrazione che vi permetterà di vincere tra i 50 e 100 euro di gadget della SCS Software. Se completate sia su American Truck sia su Euro Truck avete, mi pare, la possibilità ancora di più rispetto ad altri di vincere. Però se avete solo uno o l'altro va bene lo stesso, partecipate lo stesso, solo che diciamo le probabilità sono leggermente minori rispetto agli altri. Sto andando a 89 miglia, che sono tantissimi, penso, allora, saranno oltre, penso, i 120, 130, non lo so, di chilometri orari intendo, eh. Dove dobbiamo andare? Mancano ancora 38 minuti del gioco, ma io a questo punto direi di incontrarci direttamente a Poenix. Ok, manca pochissimo, vedo l'uscita, quindi direi di immetterci nella corsia di destra. Direi anche di rallentare un po' perché sennò qua ci becca la polizia. Non so se avete visto, ho addirittura 114.000 euro perché ho fatto tantissimi viaggi del grande evento lì dei regali. Pensavo verso i 150.000, comunque giù di lì, di prendere un altro autista. Già ne ho uno, se vi ricordate, e ne voglio mettere un altro, così ci aiuta anche lui un po' con i debiti a toglierceli. In ogni caso, l'easter egg, per chi non l'avesse capito, è una mappa particolare. Qui vabbè c'è il tipo che sta sistemando il traliccio della corrente. Qui davanti a noi c'è una strada che in teoria sembra inaccessibile, ma lo è invece. Potete andarci anche voi, non è nessuna mod, è il gioco originale questo, eh. Anzi, prima di andarci ve lo mostro anche in mappa. Questo qui si sta addormentando. Ah no, no, ha il limite 25 miglia, mazza. Ecco, lo vedete lì lontano? Ecco, lì possiamo andarci. Ed è la parte che fa parte di questo easter egg. Allora, vi mostro nella mappa dove siamo. Siamo a Poenix e se vedete, se noi andiamo più avanti, qui non c'è niente. Almeno sulla mappa non c'è niente. Ma in realtà, se noi andiamo più avanti, vedremo che in realtà non è così. Allora, qui passa uno, però sono veloce abbastanza da schivarlo. Questo si fermerà? Non si è fermato? Ok, dai. Ci siamo. Anzi, cioè, alla fine, che è successo? Non ditemi. No, hanno messo un muro invisibile. C'è un muro invisibile, però io ho i superpoteri. Riesco a uscire dal camion. Vediamo se, mettendomi qua, riesco. Ok, sono riuscito a superare un muro. E siamo in questa strada
particolare. In teoria qui vedremo che è proprio una città quasi, guardate. Già qua sto omino, chi è che l'ha messo? Qui già c'è un omino strano. Poi se andiamo un po' più giù, guardate, cioè c'è proprio un cantiere qua in... che non c'è nella mappa. Per andarci non bisogna mettere mod, però dovete attivare la modalità console. Qui vedete c'è un'altra stradina, ma io direi di andare dritto e vediamo se scopriamo qualcosa di particolare. Qui vedete c'è scritto 0 miglia, direi di toglierlo pure questo. E man mano che andiamo, andiamo di beccare qualcosa. Però quello che state già vedendo è il fatto che qua non è che è un posticello così piccolino, è proprio grande, grande. Cioè, per esplorarlo mi sa che ci vorrà un po', almeno credo. Proprio grande, ci sono queste mura, sembra un po'... quelle lì di GTA 5, le strade di GTA 5. Ed eccolo qua. Cioè, ditemi voi, cos'è che è sta roba? Qui ci sono... Ci sono... queste persone. LOL. C'è un unicorno. Guardate, c'è un unicorno. C'è scritto Uncle Milan is watch you. Ma LOL. Cioè, pensate voi, cioè, hanno messo sta roba stranissima. Io direi di avvicinarmi. Cioè, questo coso qui del gelato. Un tipo che balla, un unicorno e un uomo dentro un costume di un sandwich. E vabbè, poi qua qualcuno che... cos'è che sta facendo questo? Ah, qua è sempre una mappa strana. E qui c'è uno che sembra stia facendo qualcosa, ma in realtà non sta facendo niente. Va bene. Questo è un easter egg che ho scoperto su internet. Cioè, fantastico, direi. Gli sviluppatori sono dei grandi. Ma di easter egg qui su American Truck Simulator ce ne sono tantissimi, ho visto. Cioè, cosa ne pensate se andiamo anche in futuro, magari in un altro video, a vedere qualche... qualcosa di particolare di American Truck. Come vi ho detto, ha tutte queste cose strane, particolari. Vediamo se andando più in là magari troviamo qualcosa. Ci sono questi bivi. No, cioè, non è un bivio, però guardate, cioè, è infinita sta strada. A sinistra vado dritto. Ci potrebbe essere di tutto alla fine. Però sono fantastici, cioè. Addirittura dicono che ci sono gli UFO, i fantasmi su American Truck. Io direi di andare verso sinistra, vediamo che becchiamo. Magari riusciamo a entrare di nuovo in strada. Qui abbiamo un altro omino strano che balla, non si sa che cosa. Però questa è un'azienda. Ah, ma questa è proprio una strada. Ah, qua siamo entrati in una strada. Ah, ma siamo entrati da dove... Ok, ok, no, no, questa è la strada dove siamo entrati. Quindi, noi abbiamo fatto adesso in pratica una sorta di giro giro tondo. Quindi siamo usciti di là, poi siamo andati dall'altra parte. Io voglio andare questa volta a sinistra, dove vi ho detto che invece vado dritto. Così vediamo se lì c'è qualcos'altro e poi magari possiamo chiudere il video. Oh, qua però se è possibile accedervi anche nel multiplayer, gare clandestine. Ho visto una cosa rossa. Ah no, sono le auto, ok. Qui è dove siamo stati prima. Ma gira, podera, che cavolo. Guarda, hai spaccato l'easter egg, hai spaccato. Ok, qui c'è... ma comunque c'è la strada qui sopra. Forse... magari... No, però non c'è nella mappa. Quindi in ogni caso non saremmo mai venuti qui. Non avremmo mai scoperto questo posto. Direi di andare qua a sinistra. Ma che faccio mettere la freccia? Tanto chi è che mi guarda? Ah, vabbè, c'è il tipo lì che mi ha detto che mi guarda. Vediamo, se andiamo di qua, dove che andiamo? C'è anche una giostra. Ah, ok, alla fine rientriamo in strada anche di qua. C'è la giostra, ma qui penso è la mappa giusta. Vediamo se c'è un muro anche di qua, oppure possiamo tranquillamente rientrare in strada.
Ah, ok, sì, c'è un blocco che spacchiamo. Ed eccoci qua, siamo rientrati in strada. E niente, questo era l'easter egg che vi volevo mostrare, è fantastico. Se volete altri video come questo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Lasciate un bel like, soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi su Telegram per i prossimi convoi. Instagram, Facebook che trovate qui sotto in descrizione. Vi lascerò anche il link del gioco scontato. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!